Ragazzi, dopo anni di attesa, è finalmente arrivata. PS5. Ok ragazzuoli, quindi l'avete letto dal titolo, è vero, avete visto anche un po' l'intro, abbiamo finalmente PS5. È qui ragazzuoli, messa un po' a caso fondamentalmente perché è di Joseph, è quella di Joseph, che mi ha concesso gentilmente per provare a fare qualche partitina. Infatti qui abbiamo anche il buon controller, mamma mia raga, veramente veramente figo, l'ho già provato un po' ed è tanta tanta roba, non vedo l'ora di andare nello specifico. Ora vi faccio vedere la schermata principale. È quella qui ragazzuoli, è vero, sta... è vero, cioè capito, stiamo veramente provando PS5. E ora, bam! Ok, ci dovremmo essere, scusatemi che ho spostato un attimo le gambe, ho passato dal telefono qui con la forza del pensiero. Stiamo seriamente giocando, cioè, io vado, Vediamo quanto tempo ci mette ragazzi Fortnite. Io starto, non l'ho già aperto, questo è il tempo che ci vuole. Questa è la volta buona, vado. Vediamo ragazzuoli, vediamo quanto tempo ci mette. Voglio vederlo assieme a voi, voglio vederlo assieme a voi. Vediamo se ci mette tanto, poco. Sono curioso, facciamogli fare tutta la connessione, il caricamento. Sapete che su PS4 ragazzi, cioè su PS4 ci mette un botto di tempo in più. Ok, io quindi vado ragazzi, senza perdere tempo ci buttiamo in game. Non mi interessa se perderò questi game, veramente non mi interessa, non è quello che mi interessa oggi. Ok ragazzuoli, quindi siamo in partita. Ho fatto giusto un paio così di prova, giusto per vedere i comandi e vedere se ci fosse qualche differenza. Effettivamente c'è, e non differenze tutte buone, non tutte cattive. Vi spiego, allora in primis ho levato la vibrazione al DualSense ragazzi, al controller, perché era veramente fastidiosa. Poi ho notato che ragazzi il sistema di mira è un po' bruttino, perché in pratica noto che se faccio dei movimenti col controller non c'è la stessa reattività che c'è su PS4, perché probabilmente questa versione di Fortnite è considerata ancora PS4, nonostante, raga, lo vedete? Cioè il personaggio sembra un tronco di albero, si muove proprio male e strano e mira male. Tra l'altro proprio per questo ragazzi, se mirerò male per favore non datemi contro, ma vi ho spiegato il motivo. Quindi scusatemi se avrò una brutta mira ragazzi, non è la mia solita mira, ma non dipende né dalle impostazioni che ho messo io di sensibilità, né da altro, dipende proprio da questa versione di Fortnite che attualmente c'è. Spero che poi quando uscirà ufficialmente, diciamo così, per PS4 metteranno a posto. Tra l'altro oro massiccio ragazzi, bellissimo, bello così, entriamo e ci becchiamo subito le armi di oro massiccio, mi fa molto piacere. Proprio appena scesi, qua sta proprio la moria delle vacche, è follia pura muoversi. Quindi nonostante comunque stiamo giocando in casa, perché sapete che oro massiccio è praticamente seriamente come giocare in casa per me, non facciamo stupidate, non prendiamocela neanche troppo chill. Tra l'altro ho visto che hanno messo il lanciagranate di prossimità, l'avete visto? Non lo amo, non lo amo, non è mai stata una delle mie armi preferite, non l'ho trovato neanche troppo forte, specialmente dopo i nerf che gli hanno fatto. Però ai tempi appena uscito era da nerfare. Oh fra. Fra, ma sei impazzito? Tra l'altro lo sapete che non ho trovato lo spazio in tutte queste partite? Stranissimo. Stranissimo. Ok, va bene. E splash. Posto. Mamma mia, elimina. Mamma mia, meno male. Tra l'altro ragazzi, dato che hanno rimesso il Barrett, devo stare attento perché quasi mi arriva una cecchinata. La maggior parte di quelle mi eliminerà, nonostante il Barrett sia rimasto fondamentalmente nella sua versione nerfata a 132 di danno, anche se vabbè ragazzi, il Barrett sappiamo che 132 o quel che vi pare fa sempre i buchi, quindi si nerfata, però sempre nei limiti del nerf che può avere. Devo risalire. Ma non è possibile, come ha fatto a farmi così danno? Devo trovare qualche cura un attimo più seria e urgentemente. Io non posso andare avanti con così poco di vita. Vorrei almeno trovare una pozza grande, qualcosa. Calmi. Ok, questo non aveva cure granché. Io non ci voglio restare qua in mezzo perché veramente ho troppa paura di qualche cecchinata. Tra l'altro credo che si siano portati via l'elicottero, quindi credo che dovremmo andarcene alla bella vecchia maniera, con la macchinina o a piedi. Non lo so, che dite? Andiamo di macchina? Ah, capito, va bene. Ora che so che c'è un Barrett, frate, ti vengo a prendere. Ok, me lo meritavo. Godo.
Chiudiamoci. In realtà io ho un po' paura, perché la gente io qui me l'aspettavo molto più scarsa rispetto al solito. Invece noto che a causa del mio problemino con la mira, dovuto a... che vi ho già spiegato, e un po' in generale a livello dei player, è più difficile di quello che mi aspettassi. Però non è un problema. Ok, c'è un tizio. Questo ora mi sparerà ovviamente. Addirittura la provi così, eh. Oh, dai, serio? Vabbè, no, brava, veramente. Se mi provi a eliminare pure solo così, veramente mi incazzo. Ok, l'elicottero fortunatamente non è stato toccato gravemente. Parti, parti. Dai, ok. Viene la safe, viene la safe. Peccato che perché non ho incontrato tanta gente per un bel po' di tempo. Cercherò, ragazzi, di non farvi troppi tagli, proprio perché voglio farvi assaporare al meglio questa versione PS5. Ovviamente se ci saranno tempi troppo morti, troppo inutili, poi taglierò ovviamente. Che mi sa che sia il caso di mollarlo, raga. Sì, 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 infatti, molliamolo, molliamolo, molliamolo. Mi devo aggiungere, raga, perché se non mi aggiungo ora, secondo me eliminarli poi singolarmente diventa un casino. Sinceramente non mi mancava. Sinceramente non mi mancava. Detto proprio col cuore, non mi mancava il lanciarazzi. Ovviamente mi hanno fatto venire qualcosa per come cavolo stavano a sgravare sti tipi. Godo. Godo. Calmi, che avevo sentito altra gente arrivare. Forse sto impazzendo io. Ma permettetemelo in una situazione del genere. Sinceramente sono tentato di fare questo e credo che lo farò, perché abbiamo capito che il lanciarazzi è OP, eh? Mamma mia, cioè, guardate la luce. Guardate la luce. Guardate. Fantastico. Oh, 4 kill, mi faccio 15 kill, ragazzi. E come i bei vecchi tempi della Switch, riusciamo a fare 5 kill anche su PS5. Infatti c'è un tizio. Ok, quello lo vedo scarsetto, quello lo vedo scarsetto. Perché quando mi avvicino a un nemico la mia connessione comincia a diventare 260? Lo fa apposta? Cioè mi prende in giro, non lo so. Ma vuoi una mano, frate? Oh, è un pro player, ragazzi, calmi. È un pro player questo tipo. GG per te. A me sale 260 di ping ogni tanto, ragazzi. Ogni volta che sparo o mi avvicino a un nemico sembra che la connessione salga. Questa cosa mi dà un'ansia folle. Ma se perdo, ragazzi, non è colpa mia. Ho paura, guardate. Mi dà 260 di ping e poi 60. Ok, ragazzi, io direi che possiamo già levarci da mezzo le 15 kill, perché sicuramente qualcuno riuscirà a eliminarsi i tizi prima di noi. Sapete che è più forte di me? Sapete che lo spirito di Fortnite Gamer in questi casi in oro massiccio non si può bloccare? Oddio! Ma perché? Perché? Allora, ragazzi, io vi giuro, io credo di avere i sensi di... Ragazzi, mi era venuto un istinto, ma così sincero di sparare con lanciarazzi. E quando lo faccio, questo tipo mi compare dentro al cespuglio. È poca vita, devo attaccare ora. No, 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 no. Ok, ragazzi, mi rendo conto di non aver propriamente vinto, però non fa niente, la facciamo contare come una vittoria morale, perché il tizio aveva 26 di vita, io avevo 13 kill, non fa niente, diciamo che è andata comunque bene. Ma comunque, veramente figo, a parte questo problema della mira gravissimo, ma che risolveranno, veramente, veramente tutto figo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete i prossimi video di questo tipo, anche su altri giochi della PS5, oltre che Fortnite. Lasciate un like, seguitemi su tutti i social, e ragazzi, Fortnite Gamer vi saluta. Alla prossima, e stavolta con PS5.